Dioniso. Questo nome è stato sulle labbra di milioni di persone. E se ancora se ne parla, vuol dire che esso è presente. Dioniso, figlio di Zeus e di Persefone, ricevette il nome di Zagreo, cacciatore di anime. Zagreo ottenne da Zeus il dono del mondo, ma i titani lo trassero in inganno con alcuni oggetti, tra cui lo specchio. Nonostante le varie trasformazioni del fanciullo per sfuggire alle intenzioni malvagie dei titani, questi riuscirono a catturarlo nel momento in cui assunse le sembianze di toro e lo divorarono crudo. Atena ne salvò il cuore e lo portò a Zeus. Egli lo mangiò e, unendosi a Semele, generò un nuovo Dioniso, gloriosa resurrezione di Zagreo. Per la loro impietà i titani vennero inceneriti. Dalle ceneri nacque il genere umano, nel quale troviamo uniti due principi, quello titanico e quello dionisiaco.